È iniziata Verona-Venezia, primavera. A sinistra si accentra Sané, cambia gioco bene dall'altra parte dove c'è pronto Lucas che si accentra, accetta la conclusione. Lucas, questo è un buonissimo tiro ed è anche la prima vera occasione per il Verona di questa gara. Il Verona ha cercato a sua volta di invece mantenere intatta la propria natura, mentre forse qualche cambiamento tattico il Venezia proprio con questa panchina di Schmalbach. Attenzione al gol! Adama Sané porta in vantaggio il Verona e ci fa esultare dopo 10 minuti di gioco. Allora Mazzoleni, qui bravo, bravissimo Lucas a rinvenire su questo pallone. Tutto il Verona si sposta in avanti per l'azione di contropiede. Lucas forse vuole andare da solo, no, la palla geniale verso Sané. Che palla di Lucas e che errore di Sané. Quindi la seconda di questo girone, vale a dire al 99% la SPAL, a meno che appunto non ci sia un clamoroso sorpasso dei ferraresi sulle Bologna. Attenzione adesso però a Corradini che la piazza e va fuori veramente di pochi centimetri. Palla adesso dentro sul secondo palo, attenzione è pericolosissimo poi il tiro da parte del numero 6 del Venezia, Cataldi, che riporta in parità la partita. E lui la partita. Attenzione ora perché c'è questa palla sporca su cui è arrivato Pimenta, che sta puntando Peretti e va vicinissimo al gol della rimonta, virtualmente a quota 50 punti, un'infinità. 50 punti in 21 partite, è una media assurda per un campionato primavera. Attenzione adesso però al Venezia, molto ben piazzato con la grande parata, non sappiamo se è decisiva o meno, di Mattia Chiesa su Edoardo Soldati. E Sartori invece viene da Padova, questi erano i due guardaline. Attenzione al Venezia però a sfondare sulla sinistra, la palla forse è uscita, no, e arriva il gol purtroppo da parte di Enrico Pozzebon. Alla smedagliata di Uzic, anche in occasione di questo secondo gol non perfetta la difesa del Verona. Termina qui il primo tempo di Vittorio Vigolo, che ha battuto in questo momento dando il via al secondo tempo. Insiste troppo, perde palla. Qui la palla profonda è l'indirizzo di Buso, che riesce effettivamente a entrare in possesso di palla, poi spara dentro, fa un grandissimo gol chiudendo di fatto i conti della partita. Lucas ha spazio per tirare, Lucas tenta il tiro, è un gran tiro, si arrabbia anche un po' Lucas, mentre la diretta concorrente, ovvero lo Spezia, che ho già perso contro il Bologna. Attenzione ora Lucas, buona la sua posizione, Lucas sfortunato, e lo ribadiamo perché qui si meritava il gol con questo palo clamoroso. Fiumicetti, prova a sfondare, Fiumicetti, ancora per Lucas. Poi la botta interessante, un'altra inmessa parata da parte il portiere Enzo, ma finisce qui 3-1 per il Venezia. Venezia terzo in classifica e il Verona si dovrà accontentare del quarto o del quinto posto.